Ok, siamo in diretta, Spirito Guerriero. Allora, aspettate un attimo. C'è anche il controller attaccato, non mi serve. Allora, qui l'abbiamo lasciato aperto. Apriamo questo. Di Higgswind. Che permette i giochi vecchi di trasmetterli. Ok, faccio così. Mi si dovrebbe ricordare Anderson. Ah, ok. Ok, vediamo se si avvia. Sì. L'ha preso? Sì. Bella raga. Prince of Persia, Warrior Within. Spirito guerriero. Buongiorno, che strano dirlo. È vero, Gianfalo, ogni volta era buonasera. Com'è? Come butta? Siamo qui su questa nuova avventura, Prince of Persia Warrior Within. Spero che il gioco riprenda e sia godibile, quindi nuova partita e iniziamo. Siccome io odio action, faccio facile, no scusate però. I giochi, già Spider-Man a normale mi sta facendo... Faccio facile, giusto per una questione più di trama. Essendo che anche questo Prince of Persia è abbastanza difficile. È abbastanza difficile. Quasi quanto un Dark Souls. Che luce adesso, vedi? È di mattina, c'è il sole. Ok, godiamoci sto filmato. Andiamo da bacio. Comunque la live si svolgerà di un'oretta, massimo un'oretta e mezza. Mezzogiorno meno 20 devo chiudere, considerando che devo pranzare e poi devo subito uscire. Per questo, se no a quest'ora la live era oggi dedicata dalle 2 alle 4. Però essendo che oggi ho da fare, ho pensato di anticiparla adesso. Spero di aver fatto una cosa giusta, non so la mattina quanti di voi ci saranno. Al limite, non so, i video sono sempre, cioè le live sono sempre video, quindi si possono pure guardare in un secondo momento se qualcuno è interessato al gioco. Considerando che io facevo prima di queste cose 3 like, bene, grazie. Considerando che io prima di fare questi orari nuovi li facevo di un'oretta le live, di un'oretta e mezza. Quindi diciamo non dovrebbe disturbare così tanto oggi. Dannazione, questa tempesta non ha pietà! Dobbiamo agire rapidamente! Bello in italiano. Riducete le vele! Dobbiamo portarci sotto. Doppiaggio un po'. Miglioriamo, principe. È un doppiaggio leggermente col culo. Allora, considerando che le sabbie del tempio le ho finito, quindi adesso c'è il secondo che è questo. Diciamo la saga dei Prince of Persia mi sono sempre piaciuti, quindi le voglio terminare. Cimale, crachine.
Ehi, ma questa somiglia a Riae. Crachino. Giorno Krakiviene, strano dirlo, già. Ah, comunque Giampaolo, abbiamo fatto con Kraki una parte di Metal Slug che andrò a montare stasera, in modo che la caricheremo intorno lunedì, martedì, poi si decide. Comunque inizia il gioco, ragazzi, vediamo un po' di fare il culo. Ma come si giocava? Ok, devo preparare. Ok, spero che non dia problemi col mouse. Il gioco si vede, sì. Ditemi se ci sono problemi. Anche perché, diciamo, il gioco è trasmesso in un modo un po' strano, eh. Arma singola. Iniziamo col gore. Ti senti strano? Hai cambiato le impostazioni? No. Come mi senti? Infatti è perché lunedì inizio a lavorare e devo abituarmi a svegliarmi presto. Come mi sentite? No, mi sa che quelle impostazioni non le ho cambiate, sai Crack? Ma non c'era la canzone, forse ancora no. Crack, forse che mattina ho la voce così, eh. Eh sì, ho la voce pure grossa. E Dio santo, come mi sentite? Così va già meglio? Cerco di scandire meglio la parola. Comunque adesso ci sono le colonne sonore. Qui facciamo un po' di lap dance. Così. Ah, col tasto destro beviamo un po' di acqua. Dio santo, andiamo a rinfrescarci. No, credo è diverso rispetto alle altre live. Tu come mi senti, Giampaolo? Non vorrei che il tuo cellulare crachi. Sono fighe le canzoni di Prince of Persia. Molto toste. Oh lele. Mamma mia che sono toste. I Prince of Persia sono una delle saghe mie preferite, considerando che sono, diciamo, i padri e i nonni degli Assassin's Creed. Se Assassin's Creed esiste è grazie a questo gioco. Non riuscirai mai a sbarcare vivo. Per il tuo bene, spera che sia così. Ok, devo cambiare quelle impostazioni. Aspettate un attimo. Allora, aspetta un attimo. Spero che non causa nessun problema, eh. Allora, cerca pannello di controllo. Non me lo trova? Perché mo' è un problema che il gioco non lo posso... pannello... Ah, ecco. Ah, me lo apre qui, però io lo voglio qui. Audio. Sa. Configura. Proprietà. Ora va meglio? Come mi sentite così? Fatemi sapere. Io comunque qua faccio ok. Qua faccio così. Mi sentite bene? Ah, ok. Si torna al gioco, Dio santo.
Sì, era la preamplificazione. Ezio Ark, bene. Salve Ezio Ark. Sei nuovo? Benvenuto nel mio canale, spero ti possano interessare i miei Scappa finché contenuti. puoi, stupido! Questa qui punge. Aia. Mamma mia, che figo, Prince of Persia. Considerate che è uno dei miei giochi. Dimmi quando sei pronto Troia. a combattere Non sul sono quel bimbo, serio. ma quelli di nostri già. Quel bimbo. Ah, ok, Ezio. Ancora più Allora, facile di ah, quanto sì, è pensassi. vero, è vero. Ora mi riesco a ricordare, riesco a rimembrare. Pare che Mi fa piacere che l'imperatrice sei abbia qui. sottovalutato le tue capacità. No, non è copyright. Le canzoni di Prince of Persia ancora sono vecchiotte, quindi non c'era quel certificato che diceva, canzoni, eccetera, eccetera. L'isola del tempo. L'isola del tempo. Il luogo dove le sabbie sono state create. Il luogo da cui il Maharaja rubò la clessidra. E Il Maharaja. se io riuscissi ad arrivare su quest'isola? Si dice che il Maharaja vi abbia trovato dei portali che permettono di tornare indietro nel tempo. Indietro nel tempo, da dove provengono le sabbie. Quando il nostro esercito arrivò al palazzo del Maharaja, accadde qualcosa di terribile. Il Trovasti doppiaggio. le sabbie del tempo. L'isola di Bassano. Peggio. Del Gram. Le aprì. Ah, che ha aperto le sabbie nel primo. Chiunque apra le sabbie morirà. Ah, quindi è destinato a morire. Fui costretto a uccidere i miei compagni, i miei cari. Diciamo, lui ha Ora sei inseguito giocato da col un'orribile tempo. E bestia. quindi ora il tempo vuole incularlo. Perché. Per la prima volta in vita mia ho paura. E morirai. Ho usato le sabbie per riportare indietro il tempo, Come se la come se la clessidra non clessidra fosse non mai stata fosse mai aperta. stata aperta. La bestia, Il il Dahaka. Dahaka, è il guardiano del corso del Quello tempo. lì ci aprirà in due. Tu Ma perché dovevi YouTube mi cancella i morire, messaggi? Come te li quindi ti cancella? troverà e si assicurerà che il tuo Il tuo destino si destino compia. si compie. Si compie. Ricompio. Preferisco tentare che attendere qui la morte. Follia! Anche se riuscissi ad approdare sull'isola, dovresti affrontare l'imperatrice del Ah, tempo. l'imperatrice. Viaggerò a ritroso nel tempo e impedirò la creazione delle sabbie. Senza le sabbie, il Dahaka non avrà motivo di uccidermi. Allora vai. Mio principe, ma ricorda, il tuo viaggio non avrà un lieto fine. Non puoi cambiare il tuo destino. Nessun uomo può. Chissà che succederà. Scopriamolo, no? Perché sta. Trovo che vuole essere in gulada, ma. Uè, Manux, come va? Tutto bene? Oh, minchia, ragazzi, ci siete anzi di mattina. Mi fa piacere, mi fa piacere. Avevo scritto quelli Mie senza spade, ma perché, e perdute. senza pensare. Ciao, amico mio, Cracky, no. Ma le telecamere perché sono invertite? Cioè io giro la telecamera a sinistra e giro a destra, a destra e a sinistra. Non c'è un invertiasse o qualcosa del genere. Allora, gioco. Vabbè, questo no. Comandi. Visuale libera, navigazione invertita. Questa qua. Normale, quella non me la chiamo normale. Non è normale. È ancora invertita. Aspettate che. Cioè io col mouse giro a destra e mi giro a sinistra. Allora, comandi. Normale. Sensibilità, velocità. Navigazione penso sia alto. Mantieni la diga portata all'impresa dei comandi? Sì. Vabbè, fanculo.
Devo giocare in questo modo, mi devo abituare. Mo, andiamo di là. Perché stai a fare la live ora? Perché oggi non ci sono e quindi l'ho anticipata, Manux. Ciao Manux, scusa se non ho risposto, ma sono da telefono e comunque a rispondere. Comunque no, la live è domani. Senza spada siamo. Con una spadina, che è un legnetto. Jump anche senza palle. Prince of Persia è lo spirito delle scimmie. Sì, ma che cazzo fai? Capisco che ti piace la palestra, però. Vedi, buono, salta. Allora, devo un attimo abituarmi, che è da tanto che non gioco. Allora. Ok. Qui abbiamo l'acqua dove ci salva la partita. E ci ricarica. E ci rinfresca il palazzo. Allora, nuovo salvataggio. Ok. Domi, quando farai una live con Francesco? Mai. Allora, ci arrampichiamo sulla sporgenza. Ci Ok. Luna e mezza. Luna. Sì, luna. Luna, luna, luna. Allora. Ti immagini metti il titolo del gioco, penso fosse lo spirito della finale, esce il gioco. Ok, saltiamo da una sporgenza. Per chi non si accontenta. Ah ok, con Q cambiamo visuale per zoomare. Non lo sapevo questo. E questo non lo sapevo, minchia. Che mi cade il principe. Allora. Cracky, comunque il sondaggio è finito, che la percentuale è stata 60% team pinguini e 40% team gamer. Quindi gioco con te se tu vuoi, poi fai tu. Ok, qui il classico dei Prince of Persia. La camminata sul muro. Poi qui facciamo così. E come si aggrappa ai pali. Mi ricorda una coi capelli blu che conosce Cracky. Allora, qui si può aprire? No. Nuovo bozzetto sbloccato. Allora, sì, attraversiamo. Oddio, nemici. Nemici. Perdonate il mio fallimento. Ah, si picciano pure da di loro. Allora, per uscire. Ah, perché noi abbiamo un legnetto del cazzo e non gli cazzo in cazzo. Se stai cercando guai. Cerchi rogna. Ok. Manux, se stai da solo. E c'è Domi, giochi con lui. Comunque si scrive team, non team. Quello è il mio gestore telefonico. Comunque mi piace sto gioco. Considerate che ancora adesso è iniziato, quindi ancora c'è tanto da vedere. A te Giampaolo piaceva. A proposito Cracky, com'è andato il colloquio di lavoro? È andato molto bene, direi. Il nostro crecchino. Guarda come rompono. Donate il mio fallimento. Ma che ha fatto? L'ho fatto attraversare. Ma non possiamo prendere. Lampeggiano. Ah, con C. Non lo sapevo. Comincio a lavorare lunedì. Cracchino e pinguino. Non ci sarò più nel live di Domi. Sì, ma è lungo. Giampaolo. È un pochetto, sì, dai. Secondo me in 6 live lo finiamo. 6-7 live, sicuro. Poi dipende quanto ci dedico, quante volte perdo, quante volte vinco, eccetera, eccetera. Quante volte mi perdo e non so dove andare. Però è bello, eh. La saga dei Prince of Persia è la migliore. Dei tempi che furono. Forza. So che sei laggiù. Esci allo scoperto. Esci male allo scoperto. Dalle mie parti l'avversario si affronta. Mamma mia, il doppiaggio italiano di una volta fa cagare. Gli offriamo una spada. Una spada.
Sembra cosa di Mirror's Edge. Perché con gli orari di lavoro è difficile guardare la roba? Quali giochi vorresti vedere? Vai a faticare, grazie a Max. Lasci male morire. Ah, ma adesso abbiamo una spadella. Iniziamo. Prendi la spada del ragno. Questa vecchia spada è molto diffusa sull'isola. Utilizzala negli attacchi combo a 3. Ad esempio quello lì. Ok. Come si usa? Avanti. Ci ha rotto i coglioni. Mamma mia, le canzoni di una volta. Questo hard rock potente. Che bello è bello cazzuto sto gioco. Oh cazzo. Qui? Come cazzo faccio? Ci deve essere un'altra strada. Forse di qua. Sì. Ah, beviamo l'acqua, ci rinfreschiamo. Doma, abbasso un pochettino il volume del gioco. Ok. Aspetta che stallo. Minchia, 2020 con un gioco del 2004. Allora, aspettate che abbasso, sennò... Ah, cosa? Cracchi rompe. Allora, no, rompe, però è giusto se dà fastidio. Allora, la musica la mettiamo così. Il volume voci la mettiamo così. E il volume est, che non so che cazzo è, lo mettiamo così. Ah, c'è anche queste cose, però non me ne frega un cazzo. Virtualizzazione, ma che cazzo? Sì. Ok. Aspe, farai mai la carriera del WWE? Del WWE? Il wrestling non è che... Una volta mi piaceva tanto, però adesso... Non è che mi piaccia molto jump up. C'è l'Axon Domi, come fai a non conoscere la virtualizzazione? Ah, virtualizzazione. Oddio santo. Ok, questo qui vediamo come ucciderlo. Gli lancio pure gli oggetti. Allora, barra spaziatrice, clic sinistro e clic sinistro. Ok, in questo modo lo killiamo per benino. E che fa? Eh no. Ah, ok. No, poi la pronuncia di WWE non si fa così, c'era. Non lo so, WWE l'ho detto apposta, lo so che non come si dice. Guarda sto stronzo. Oh. Hai rotto in Iron 5, muori. Ok, un po' è morto. Si è spostato. E Dio santo, domani quando dovrò avere il computer nuovo mi scaricherò forte nel tentare di giocare con me. Certo, Manox. E poi giochiamo insieme, tranquillo. Allora, come mi arrampico? Devo fare il giro. Allora, ma vediamo se riesco a fare così. Se conviene. Ok. E adesso vieni qua che ti taglio una vessica. E mi bevo la tua irina. Che cazzo ho detto? Non funziona qua. Cacchi il pinguino. Lui scrive. Posto. Ti faccio i tuoi vocali, dai, tu scrivili che io li imito. Tipo, fate finta che ci sono i vocali che io li imito. E guarda sto scimale. Eccolo qua. Cracchi, la finisci?
E poi non funzionano tutti di seguito. Devi aspettare un minuto. Allora, mo qui devo andare lì. La sconfitta non ti si avvicina. Ma quanto è figata la camminata sul muro, dai. E hanno inventato una cosa geniale questi qua di Prince of Persia. E ancora. Non vuoi morire, no? Uccellaccio di merda. Ai. Se stai cercando guai. Sta cercando guai. E vi dico che ho messo facile, eh. Guardate la vita. Se mettevo normale non so quanto campavo. Ma così non assaggi la difficoltà, non riesci a percepire la difficoltà. Ah, sta diventando giallo, quindi quando diventa giallo sta morendo. Eccolo qua. È Giampaolo che dice cose brutte, non si dice, poi c'è Action che non crede, poi viene Cracky Tangy. No, 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 non si fa. Poi che cazzo mi avete scritto? A gaga, non assaggi la difficoltà. Aspetta, la vita la copre. La faccio. Ok. Corri lungo il muro verso la tenda per dondolarti. Olè. Avvisate gli altri. Venite qua. L'imperatrice sarà lieta del nostro successo. Capisco che gli piace il parkour, però mentre combatte non è che è molto indicato. E poi qui le contromosse sono un po' più difficili degli Assassin's Creed. Sì, e poi ci sono delle combo che possiamo fare. Arrampichiamoci. La madonna, no? Si aggrappa questo qui, vediamo. Dobbiamo andare di là. Quindi di qua. Perfetto. Cracky ti banno. Ai. Questa offesa non sarà. E poi di mattina, ste cose semmai di sera, che fai le cose al contrario? Di mattina ci sono le persone. La sera invece si possono pure mettere cose del genere, tanto magari i bambini vanno a letto. Ma c'è l'acqua? No, ancora no. Avanziamo. La mattina l'orario della chiesa, però giusto per... Se ne troia. Ah, figo, allora ragazzi, qui ci nutriamo con dell'acqua rinfrescante. Salvini. Salva. Ora scrivi. Intanto vedo un attimo i messaggini. Allora, eccolo qua. Ma che razza di trucco è questo? Ma che razza di trucco è questo? Dio santo. Guardate, torna tutto tipo come una volta. Perché questo è tipo un teletrasporto dal presente al passato. E quindi ci sono le cose riattivate. E questo è il film. Cracky, I hate you. Sì. Questo potere consente di tornare indietro nel tempo, al momento in cui eri al sicuro. Quando sei nei guai, premi senza... Ah sì, il classico. Alright. Questo deve essere uno dei passaggi per viaggiare nel tempo di cui mi ha parlato il vecchio. Spiro. Chissà se faranno un nuovo Spiro. Comunque...
Adesso abbiamo le trappole tutte attivate, quindi adesso è più difficile. Stiamo attenti. Aia. Io santo, mi taglio. Domi, dovresti mettere quel wow e wow quando qualcuno si iscrive. Ma no, vabbè. Mettilo tu. Che poi tra poco già sono le 13. Oddio. Alle 12.30 e 35 chiudo la live, eh. Diciamo una piccola live mattutina, anche giusto per mettere qualcosa nel canale, essendo che oggi non ci sono. Se no non dovevo mettere per niente, cioè non facevo né ieri né oggi. Quindi ho voluto, diciamo, fare questa cosa giusto per un po' amalgamare l'andazzo del canale. La live è alle 12.35, Max. Sì, giusto perché oggi non ci sono. Il prossimo sabato, il sabato invece, si faranno dalle 2 alle 4. Ehi, calma. No, bellissimo. L'abbiamo aperto in due. Tra l'altro le canzoni fighe. Hard rock. Toste. Allora, dove si arrampica? Non vedo un cazzo. Non si va di qua, ma... Non è che si va di là. No. E allora sarà questo, sicuro. Sì. Ok. Comunque, vi sta piacendo sto gioco? Inizialmente ancora è così, però più avanti ci saranno tante cose da vedere. Tac. Sì, bene, mi fa piacere, Manux. Sì, dice Gianpaolo. Alla Cristina d'Avena. No, alla Cristina non altro. Allora, qui... Rapidamente, prima che si chiude la porta. Ok. Qui altre trappole. Ai. Torniamo indietro nel tempo. Cracchi si ricorda qualcosa. Allora, e mo qui? No. Aspetta un attimo, qui. È impossibile. Mamma culo. Ragazzi, è stato difficile. Cracky giochi a Clash. Mi piace, ma ogni volta parte il dun-dun-dun-dun-dun. Guarda, proprio Satana che suona la chitarra. Aspetta. Ah, stai parlando del gioco, penso di Clash Royale. Che cazzo. Allora, mi piace, ma ogni volta parte il Satana che suona la chitarra, è vero. Molto hard rock. CR7 è entrato un momento nel corpo. Ok. Evoluzione delle battaglie. Vieni qua, Dio santo, che ti faccio vedere io. Sì, è figo il dun-dun-dun-dun. Ma che cos'è? Lo apprezzi, Cracky, o lo odi? Non ti piace? A me piace personalmente, è da carica. No. Morte a tutti coloro che mi ostacolano. Ciao Vincenzo Marra, come va? Tutto bene? Perché darti tanto? L'ho preso, ma è come se lo stessero spammando. Ah, è vero. Ok.
Tutto bene, Vincenzo. Siamo qui alle prese con Prince of Persia. Prima di pranzare. Allora, qui stiamo attenti. Mo. Sembra che balla il tango. Allora, andiamo avanti. Ah, il collo. Nuovo gioco, nuovo per intendere nel mio canale. Ma il gioco è vecchiotto, però è bello. Davvero bello. Sarebbe Prince of Persia Spirito Guerriero. Il primo l'ho già finito. Questo lo continuo, quindi lo porto. E poi ci sarà anche il terzo e il quarto, che è il quinto che andrò a portare. Ovviamente non tutti di seguito, però è una serie, una saga che mi piace molto. Bello. Ti piace, Vincenzo? No, è davvero bello. I Prince of Persia sono i migliori, secondo me. Allora, miglior giochi platform 3D con dinamica parkour, diciamo. Hanno uno stile, per, considerando che Assassin's Creed si è basato molto su questo. Perché questo, diciamo, sono gli Prince of Persia è l'antenato di Assassin's Creed. Perché poi da un Assassin's Creed, da un Prince of Persia che era totalmente diverso, è nato Assassin's Creed. Ok. Anche se stanno parlando che si vocifera che fanno un nuovo Prince of Persia. Vedremo. Andiamo a salvare e a caricarci la vita, Dio santo. Ecco qui. Salvini. Salva. Mi fa piacere che vi piace, eh. Ok, mi fa entrare? No, ancora non possiamo entrare. Ehi. Sto gioco per quali altre piattaforme? C'è per Xbox, GameCube, PlayStation 2 e PC. E PSP. Sì, che poi l'hanno fatto anche su PSP, sia questo che il seguito, con nomi differenti. Ma io lo preferisco nel buon vecchio PC, personal computer. E non, Dio santo, è bello giocarlo col pad, Dio santo. No, io invece Prince of Persia mi sono abituato tantissimo dal PC. Cazzo! Torniamo indietro. Ok. Così ho evitato la figura di merda. Attenzione. Ci sono certe spine. Se testi meno per salire le scale, ok. Ah, infiltrato. Coscia, cazzo, giochi con mouse e tastiera, usa il pad. L'ho sfirati. È la madonna qui. Ok. Ah, devo fare così. Salto. Plop. E poi un bel attacco di quelli powerful. Ok. Poi i boss dei Prince of Persia sono davvero tosti. Anche fighi. E mo qua. Cazzo, 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 si attiva, si attiva, si attiva, si attiva. Diciamo che stavo per essere bel infilzato come uno spiedino. Meno male che ogni tot ci sono checkpoint e salvataggi. Aiutano anche a percorrere meglio il gioco. Mm.
Allora, eccomi qua. Dio la madonna. Aspettate. Ti piace la spina del culo? Ti piace a te, crack? Come si disattiva mo sta cosa? Ehi. Ed è rimasta... Ma è un bug. Ok. O a meno che, ragazzi, magari le spine già alzate non ti fanno niente, perché tu li passi attraverso. Giampaolo se la ride. Qua la troia sta scappando. Ah, devo attivare lì. Certo che però gli interruttori di Prince of Persia tutti devono sapere il parkour per poterli attivare. Mamma mia, il rock quanto è figo. Ehi, me la lancio? Vieni qua che ti infilzo. Pure ra... No! Cazzo! Ho cose più importanti da spiegare. Ti ho infilzato, eh! Dio buono! Quindi non posso fargli l'attacco. Guarda sta troia! Non sai che le donne non vanno picchiate? Sì, ma sta voce è di qualcuna famosa. Ehi! Le donne non vanno picchiate, però intanto tu mi puoi infilare quel coltello dentro il budello sinistro. Non sai che le donne non vanno picchiate? E lo sai che anche gli uomini adesso si devono tutelare? Avete voluto l'uguaglianza, adesso prendila nel culo. Allora. Aridaio dun dun dun. È però figo, dai. Ma che è Kratos quella con due spade? Infatti. Che poi Kratos God of War si è ispirato pure qua. A sto Prince of Persia. Ancora non c'era God of War quando c'era questo. Allora, mo devo capire. No! Ok. Quindi io se mi muovo in questo modo. Ok, ci siamo. Meno male che ci sono le sabbie del tempo. Domi, io vado, ci vediamo domenica se ci sei, va benissimo. Che poi hai fatto un mix figo, perché sia domani che domenica. Quindi domenica, ci sta. Comunque sì, vediamo se ci sono. Io spero di sì. Al limite poi tanto ci contattiamo. Oh cazzo. Grazie per essere passato, Manox. Buon pranzo. E buon sabato. Che vuol dire? Se faccio così. Ok. GG. Ciao. Ciao Manox. Intanto ci arrampichiamo. Ma quanto è figo arrampicarsi nei giochi. Los Angeles. Citazione. Che cos'è? Los Angeles. Cazzo. Questo dolore. Ciao Vincenzo, buongiorno. Com'è? Tutto bene? Te lo ricordi sto gioco, Vincenzo? Tu ci giocavi. E vieni qua. No. Non sai che le donne non vanno più. Vai, gli ho tagliato la testa così. Allora. Ma vediamo di stare attenti. Ok. Distrugge. Quando porti Tomb Raider? Ah, dici classici, Cracky? Vuoi che porto la serie originale?
Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti dico la verità, il primo sono riuscito a finirlo. Il 2 no. Il fatto è che non mi ispirano tantissimo, anche se sono belli, dico la verità, mi piacciono, però a portarli non mi ci vedrei. Al massimo posso portare Anniversary, quelli lì che sono un po' più moderni e riesco a gestirmeli meglio. Sì, questa posizione ti si addice. Ma che troia. Allora, no scherzo, non devo andare, troll. Bene, Manox, mi fa piacere. No. Come cazzo faccio? Arrampicati. Perché se faccio così salta. Volevi? Hai portato quello 2011? I nuovi? Ma quale dice? Underworld. Cazzo. Oppure dici quelli nuovi? I nuovi li ho fatti tutti, la trilogia. Aspettate che questa qui vuole. Non sai che le donne non. Ecco qua, non sai che le donne devono tacere in certi punti, secondo me Domie lo dice perché ha serie. Anche. Ciao, sì, tira avanti, Domie. Ah, si tira avanti. Che devi fare? Anzi, è uscita la giornata oggi. Ma sto ripercorrendo lo stesso percorso o sbaglio, ragazzi? È una mia impressione. Ah no no, eravamo nell'altro lato, adesso dobbiamo venire. Ok, ho capito. Sì, no, era un attimo. Ma che cazzo stavo dicendo? Comunque è più bella live della TV. Ah, ti stai guardando in TV. Visto che tengo uno smart e ne approfitto. Ah, benissimo. Beh sì, di certo la vedi più grande. Allora, qui stiamo attenti. Quello si chiama solo Tomb Raider per PC 360 e PS3. Eh sì, l'ho fatto già, crack. Ho fatto la trilogia. Ho fatto pure Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Che tra l'altro Shadow of the Tomb Raider è l'ultimo gioco che ho portato tramite video e non in live. Oh. Muori. Mamma mia. Fa perdere un casino. Ok. Cioè, questo si dovrebbe rompere. Non me lo fa rompere, quindi... Suppongo dobbiamo andare da qui. Attenzione. Un'altra volta. Dai. Volevi? Ormai è easy. Ok, attiviamo la porta. Che ho fatto? Ho sbagliato. Meno male che ci sono le cose. Le sabbie. Cioè, se io voglio attivare l'interruttore, come devo fare? Scusami. Ho capito, scusate. Un piccolo dubbio. Ecco qua. No, se no scendevo dovevo risalire. Ed era una palla al piede. Ma le sabbie funzionano da safe state? No, funzionano da correggere i tuoi errori. Anche da... Se li puoi anche identificare come sa state. Comunque ragazzi, se mi vedete un po' scilinguato è perché ho le afte in bocca che mi fanno un male cane e non riesco a parlare bene. Comunque, in pratica sto anche salivando come un cane. Via. Ok, ci siamo. Ecco le acque per, diciamo, soddisfare un po' di piacere alla trachea, per inalare un po' di H2O abbastanza fresco da poterci ricaricare le energie per poter procedere alle nostre avventure magiche della Persia antica. Continuiamo. Per dirlo in breve, stiamo bevendo. E che cosa sono? Le sabbie del tempo sono delle sabbie che hai nel pugnale. Adesso in questo caso ci abbiamo come amuleto nel petto, tipo Iron Man.
che permettono, nel caso noi ci troviamo in difficoltà, tenendo premuto torniamo indietro nel tempo. Ehi tu, aiutami. Ok, dobbiamo aiutare questa. Il nemico del mio nemico è il mio alleato. Il nemico del mio nemico è il mio alleato. Lasciala in pace. Noi due abbiamo una questione in sospeso. Dai tu, vieni qua, visto che stai salvi. Salivando, zitta, grazie. Ok, dobbiamo uccidere questa piccola escort. Aia. Brutta, scostumata. Ma non si può buttare, no? Aia. Ah, vuole proprio... Che cazzo ha fatto? Che nemmeno Hulk fa quelle cose. Ma liscio mille mele, sudici. Vai, vai, vai. Tipo Star Wars, ragazzi. Solo che è un po' più easy e più antiquato con le spade, non laser. Avanti. Che cazzo di attacchi? Scostumata. Vieni qua. Scappa finché puoi, stupido. Sì, ma io con sta vita. Non mi visto riare. Ma no, quello diceva in bocca che cos'è? Ah, le afte. Sono tipo taglietti che vengono dallo stress. Non mi fai paura. O magari quando ti ustioni col cibo. Ah, sono morto, porca puttana. Oh, è difficile, considera che ho messo facile. Hai due possibilità. E questo è... No! Abbiamo perso. È difficile, eh. Stiamo più attenti. Ah sì, capita pure. Capita pure a me. Fine. Riprova. Kraki, vedo che te ne intendi perché tu ne hai avute molte infezioni. Ah, siamo qui. Ah, siamo in diretta. Allora. Ma sta scena non c'era. O c'era? Ah, ok, possiamo saltare. Allora. Sì, uccidiamo il boss e chiudiamo, ragazzi. Sono 12 e mezza. È ora, è ora della pappa. Avanti. Savoia. A sto giro non mi freghi. Come? Come è potuto accadere? Zitta. Alzati. Guarda come infilza. Guarda. Brutta scimale. Due possibilità. Ma se io la prendo? No, non gli fa un cazzo. Se la prendo così? E questo è solo lì. Ah, si può. Allora ecco perché da piccolo la uccidevo. Minchia. Tutto qui quello che sei fatto. Oh, però è difficile, Non me la ricordavo così difficile sta scena. Ti darò la soddisfazione di vedermi soccombere. Soccombi sto cazzo. Dai, dai. Brutta droga. Scappare o morire. No.
L'HIV. No. Guarda che scostumata. Scappa finché puoi, stupido. Eh no, ma è difficile. Mancava poco. Dai, dai, che la uccidiamo, dai. Oh. Cracky, ho messo modalità facile. Se mettevo normale non so che Dark Souls style facevo. Scusate. Ma quando scappa. Vai Domi, concentrati, Dio santo. Da che facile, niente impossibile. Ok. Scostumata. Ma se la prendiamo così? Perché io mi ricordo che da piccolo, quando nell'altro canale, guarda che troia, la uccidevo sempre con le prese e questo attacco. Le contromosse non l'ho mai usate su Prince of Persia perché non ne ero capace. Adesso che le so usare invece perdo. Ma cazzo. Non ho tempo. Eh no! Brutta scostumata! Scappi! Sei il solo tempo perso. Dai, dai! Non sai proprio fare di meglio? No! E dai, dai che ci manca poco. Scostumata. E tu ti definisci un maestro della spada? E dai, perché sti attacchi così? Come? Dai. Avanti. Avanti Savoia. Dai, un millimetro. Eccola qua. Ah. Oh. Era ora. Avanti, Savoia. Aspetta. Ti prego, devo parlarti. Cosa vuoi da me? Vorrei vedere l'imperatrice. L'imperatrice non riceve nessuno. Chi credi di essere? Io sono il principe di Persia. Capisco. Oggi è un giorno molto importante. Non può essere disturbata. Forse non hai capito. È molto importante. Oh. Povero pazzo. Non sai. Dai, scommetto che lasci un minuto di Star Wars, è vero. Bella gnocca, dice Marco. Non puoi mutare il tuo destino. Stava parlando con me. Come fa a sapere perché sono qui? Ok. Attenzione. Resta lì. Troverò un modo per raggiungerti. No, principe, lascia questo luogo e non tornare mai qui. L'imperatrice non ama il mondo degli uomini. Ti ucciderà se scopre che ti trovi qui. Ok, ragazzi. Ora andiamo al salvataggio più vicino e salviamo. Allora, avanziamo. Vai, dondolati.
Ok. Ah, qui possiamo usare le corde. Tutto la fune. Ok. La vedo già acqua. Ok, ragazzi, ci siamo. Salviamo la partita e chiudiamo. Comunque, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo gioco. A me sta piacendo sempre di più, anche perché è un gioco della mia infanzia, di quando ero piccolo. E portandolo mi sta facendo riemergere quei ricordi bellissimi che ho dedicato su questo gioco. Ora, dopo aver salvato, risalviamo giusto perché... Come quando vedi che la macchina è chiusa, però torni indietro per vedere se è chiusa per davvero. Salva. Ok. Bene, ragazzi. Sì, sì. Ah, beh, mi fa piacere. Ciao, a domani. Ciao, Giampaolo. Ciao a tutti. Qui torniamo nel menu. Salviamo tutto. Aspettate che vi saluto meglio. Ok, ragazzi. Prince of Persia, Spirito Guerriero. Bellissimo. Non vedo l'ora di continuarlo. Ci vediamo non domani, perché non streammo, ma bensì dopodomani, lunedì, con Dragon Ball. Poi ci abbiamo Assassin's Creed. No, poi abbiamo Spider-Man, poi Assassin's Creed e poi torniamo con questo, se non sbaglio. Comunque, ci aggiorniamo lunedì. Qui da TheGamer94, alla prossima. Ah, domani ci sono io. Domani c'è Cracky Penguin con Cracky Scotti. Cioè, fa il milionario. Mi raccomando, non mancate. Un saluto alla Cracky. E com'è? Ciao! Si male? No, vabbè. Niente, buon pranzo se non avete pranzato. Qui di Gamer. Alla prossima. Ciao, raga.